L'abito da lavoro della moglie del lanciatore di coltelli ha il colore della paura. Non era sempre stato così. Agli inizi aveva il colore dell'amore. Dopo anni, però, lei lo aveva tradito. Si era messa con un altro quasi per gioco, ma la cosa era poi proseguita in una lunga bigamia sotterranea, finché il suo amante se n'era andato all'estero. Il marito poi aveva quasi per caso scoperto tutto. Lei naturalmente aveva negato. Una negazione che era diventata con il passare dei giorni quasi allegra, ma solo per nascondere l'angoscia. Lei sapeva che lui sapeva. E oggi era il giorno dello spettacolo. Il giorno in cui lei avrebbe dovuto restare immobile mentre lui la circondava di coltelli. Per questo il suo abito aveva assunto il colore della paura. Era quasi certa che lui casualmente avrebbe sbagliato. Ferma, con le braccia aperte, le gambe divaricate, gli occhi fissi su di lui, guardava i suoi gesti e sentiva le lame sfiorarle tutto il corpo, dal basso in alto, su, sino al volto. Poi, all'ultimo lancio, lui, come al solito, si fece bendare gli occhi. Lei li chiuse. Nel silenzio più profondo si udì il solito rullio del tamburo. Poi il coltello, con un sibilo, tagliò l'aria e si conficcò tra le sue gambe, a pochi centimetri dal costume, come sempre. Quando, dopo l'entusiasmo incredulo degli applausi, si trovarono in camerino, lei lo abbracciò stretto e lui, ricambiando l'abbraccio, le sussurrò: «Non devi temere. Dove trovo una che, anche quando trema di paura, non si sposta di un millimetro di fronte ai miei coltelli? E tu, dove trovi uno che non ti uccida dopo quello che hai fatto?» Si guardarono negli occhi e finalmente sorrisero, anche se entrambi avevano sul volto un velo di impalpabile tristezza.